Ho messo un buon risultato, poi cioè, se dovessi tirare un po' le orecchie ai tuoi perché un po' di voglia, ne avete sbagliati, tanti, cioè, però cioè, una bella partita, finale da dimenticare, che io mando perché non nascondo niente, quindi cioè, deve essere la lezione, penso, per dare un po' di coglione a qualcuno. Cioè, io guarda, non voglio neanche pensare di chi è la colpa, perché no, quando succedono le colpe è sempre in due. Quindi cioè, io lo manderò, lo farò vedere, quindi così. La partita cosa mi dici? Partita, secondo me abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che ha fatto un campionato nazionale e si vedeva tutta. Abbiamo avuto anche delle occasioni per portarla a casa, però forse sarebbe stato magari troppo. Però devo dire ai bravi ragazzi, anche questa volta come la settimana scorsa, sono stati bravi. Siamo fatti tutte e due le squadre gol a vicenda. Sì, due autoreti. Però alla fine potevamo quasi portarla a casa, devo farli bravi anche oggi. La grinta c'è sempre, si vede che non manca mai, ma dobbiamo stare un po' più tranquilli effettivamente. Abbiamo ancora un po' i nervi a fior di pelle per questa retrocessione che pensavo fosse passata un po', invece l'abbiamo ancora calda, forse troppo. Ok, niente, decisivo sarà la prossima settimana. E bello questo girone, perché in pratica in tre squadre hanno la possibilità di qualificarsi. Grazie mister. Niente, grazie a lei. Allora mister, vi siete fatti gol tutte le due squadre da soli, voi avete una squadra molto giovane, forse fin troppo, perché cioè, si parla anche di un ricorso, stanno facendo ricorso perché il vostro portiere è un 2001 e purtroppo il nostro regolamento è come quello della federazione e c'è che deve aver compiuto il sedicesimo anno. Ah, non il 15 anno. No, è uguale identico anche voi dovete far giocare, se no ci vorrebbe nulla osta, ma noi nulla osta non ce l'abbiamo. Questo sinceramente se fosse più vecchio posso capirlo, è giovane quindi. Però il regolamento degli juniores parla del compimento del sedicesimo anno d'età, questo ve lo dico perché l'abbiamo fatto noi ed è copiato identico a quello degli juniores nazionali e juniores regionali. A parte questo parliamo della partita. Partita che, come dicevo, la tua squadra è molto giovane, ma cioè, a me è piaciuta per certi versi, per altri no, le volte ho subito troppo, loro forse hanno sbagliato anche qualche gol di più, però devono crescere i tuoi, o sbaglio. Noi, a me piace sempre, per mia indole, che la squadra giochi a calcio e proponga gioco e abbiamo preso il gol anche proprio per questo. Ma questo non deve fermarci, perché secondo me nel settore giovanile o si insegna a giocare a calcio o se no è meglio non farlo. Ecco. Io voglio che la mia squadra giochi sempre a pallone, a partire anche col gioco da dietro, e quindi non solo da dietro, però poi cercare di sviluppare l'azione di gioco sempre in modo semplice, però in modo anche redditizio, giustamente. Però è quello che secondo me è giusto, è che nel settore giovanile bisogna giocare a calcio, vedere le squadre che picchiano sulla palla, che buttano via, che magari poi la menano anche, non mi piace. Ecco, quindi noi cerchiamo di proporre gioco nel limite del possibile sempre. Oggi abbiamo sbagliato col portiere, però ci sta, quindi forse posso rimproverare un po' più di cattiveria alla mia squadra, ecco, che quella non ce l'ha, ma è per indole proprio che non ce l'ha già dall'inizio del campionato, lo sapevamo. Noi siamo questi e quindi cerchiamo di crescere e di lavorare per il futuro con questi ragazzi, con i 2000 e anche con quel portiere qua che è giovane, molto giovane. Niente, la prossima settimana sarà decisiva, nulla è perso né se vincono il corso né se non lo vincono, perché tanto è l'ultima partita che conta, su quello sì, non no, ci piove. Sì, io sinceramente del ricorso degli altri, a me sinceramente non è che mi interessa molto. Sì, no, beh, si parlano del capo, neanche a me. È un portiere, è il nostro portiere, lui è un 2001, quindi io
ripeto, posso capire se fosse, però se il regolamento dice così, oh, questo lo dovete vedere voi. Io... Eh no, il regolamento nazionale è proprio, cioè, no, noi l'abbiamo preso come il nostro, sai benissimo che è un torneo FIGC, sì, e quindi noi siamo obbligati a prendere i regolamenti in funzione della categoria più alta, per quello che abbiamo preso le categorie nazionali, perché ci siete voi che siete, sì, 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 siete juniores nazionali. E quindi così adesso l'abbiamo controllato e dice esattamente così. Niente, comunque ci vediamo la prossima settimana e mister, grazie.